Ben ritrovati, nuova puntata di Dilettanti per Dire in formato ridotto, una mezz'oretta visto che si è giocato solamente di fatto allo stadio Carlo Pedroli ieri nella giornata calcistica che coinvolge tutte le nostre squadre, fermi i campionati dall'eccellenza fino alla prima categoria, non ha giocato nemmeno il Gozzano. Velocemente a presentarvi gli ospiti, due amici e colleghi, Donatello Zonca, ciao Donatello. Ciao Daniele, buona serata a tutti. Insieme a lui Gianluca Trentini. Ciao Piovera, ciao a tutti. Partiamo subito dal Verbania, visto che l'abbiamo visto tutti e tre ieri, tra poco vediamo il servizio, direi un pareggio che vale tanto in chiave classifica, tanto in chiave morale, perché è importante non perdere, proprio forse per una squadra così giovane la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Karate avrebbe avuto un peso psicologico non indifferente, Gianluca poi Donatello. Sì, sì, intanto questa squadra più punti fa meglio è, perché ricordiamo che comunque l'obiettivo è la salvezza, anche se questa trend di risultati è positiva, perché comunque questo può essere un risultato positivo. Una partita particolare, secondo me ad un certo punto l'aveva in mano la Novese, trovato il gol del vantaggio, poi gli episodi che ci sono stati, l'espulsione di Nannini, la Novese che si è un pochino tirata indietro, ha provocato in una squadra giovane secondo me una situazione molto particolare, gli ha riacceso la fiamma e in maniera secondo me molto istintiva più che ragionata è arrivato questo pareggio. Il Verbania non lo ruba assolutamente, è un punto che si porta a casa. Dona? Tanto in chiave futura secondo me anche. Io do ormai per scontata la salvezza, è vero che Gianluca parla di salvezza come obiettivo per il Verbania, secondo me il Verbania è salvo, può anche togliersi qualche soddisfazione. Partite come questa sono utili per il futuro, il Verbania con tanti giovani ha affrontato una Novese che qualcuno si è fatto forse trarre in inganno dalla classifica. Ha visto la classifica, ha visto la Novese penultima, pensava ad una passeggiata per il Verbania. Questa Novese non è la Novese di inizio stagione o di qualche mese fa, è una signora squadra con giocatori di categoria addirittura superiore. Partite come queste sono utili per i ragazzi del Verbania, per i giovani del Verbania, per crescere, maturare. Esperienze utili anche per l'anno prossimo. Ne parlavo oggi con Alessandro Oliva, un dato statistico interessante, ieri in campo c'era una differenza nell'11 di partenza di 44 anni tra il Verbania e la Novese, Gianluca. No, sì, assolutamente sì, sono tutti giovani, se si eccetua Andrea Pansera che è un 79 giovane. La squadra è praticamente, tra virgolette, una juniores, di giocatori futuribili, però sicuramente una juniores. E poi sono d'accordo con Dona quando dice che la Novese non è una squadra che merita il terz'ultimo posto valuto una volta in classifica, perché un centrocampista come Balacchi, un portiere come Teti, sicuramente, solitamente, vengono presi in squadre con ambizioni. Balacchi ieri ha fatto molto male, in particolare nel primo tempo al Verbania, anche se poi il Verbania è andato subito in vantaggio. Teti, 2-3 palloni, quando il Verbania si è ritrovato a spingere nel finale, li ha anche tirati fuori. Quindi attenzione, perché questa Novese qui è una squadra che può dare fastidio a tanti anche là in alto. Facciamo un passo indietro, andiamo dunque a rivederci il filmato relativo alla partita Verbania-Novese. No, i metri di neve che erano attesi non ci sono stati e al Pedroli si può giocare tranquillamente l'incontro tra il Verbania e una Novese che, benché in basso alla classifica, è comunque una gran bella squadra. Finisce 2-2, la cronaca al secondo minuto, tiro di Porceddu, il portiere Pansera assorbe bene, al terzo Verbania in vantaggio. Pinelli, lancio perfetto a saltare la linea difensiva della Novese, Romano arriva davanti al portiere, riesce a mettere nel sacco, è il gol che porta in vantaggio i biancocerchiati. Al 13esimo tiro di Balacchi, centrale, para facile Pansera. Al 25esimo però arriva il pareggio della Novese, sempre Balacchi da fuori trova il pareggio dopo un pallone che vede il portiere bianco cerchiato, per la verità magari non perfetto nell'occasione. Al 34esimo tiro senza troppe pretese di Nannini, para facile il portierone del Verbania. Al 35esimo su cross di Magni, Manfroni calcia fuori. Si va nel secondo tempo e la Novese si dimostra migliore, come magari è stata anche per buona parte della partita. Continuano a fare la partita i giocatori del basso Piemonte, ma al sesto un tiro di Tiboni da fuori viene parato facilmente da Teti. Al nono minuto della ripresa però Novese in vantaggio, tiro imparabile di Cesana nel 7, Pansera non ci arriva, è 2-1. Al 16esimo minuto su calcio d'angolo colpo di testa di Pinelli, palla alta di poco, cambia la partita. Al 21esimo viene espulso Benabid per doppia ammonizione, in casa Novese si dirà esagerata, per la verità però il giocatore aveva fatto alcuni falli ripetuti che potevano far pensare a un cartellino rosso. 26esimo tiro di Tiboni, palla per Teti.
Al 27esimo esce Nannini, viene ammonito per tempo perso, poi viene anche espulso l'allenatore Fasce al 28esimo di gioco. Al 40esimo girata beffarda di Tiboni, Teti mette in calcio d'angolo, adesso il Verbagna che in maniera magari più istintiva che ragionata cerca di trovare pareggio, pareggio che arriva al 49esimo della ripresa, è proprio Pinelli a toccare una palla in mischia e mettere in rete il gol del definitivo 2-2. Mi hai dato l'assist con l'incipit del tuo servizio, chi era dedicato? Quella dei metri di neve? A te Piovera, assolutamente a te che solitamente vuoi mettere la camicia dell'aeronautica militare e lanci previsioni del tempo. No, era da tre giorni, da giovedì che dicevi tanto qua non si gioca perché c'è neve, però come diceva Roberto Cominoli ieri scherzando, a Verbania si gioca sempre, poi di neve non è venuta quindi. Ma infatti a Gozzano è lui che non ha fatto spalare il campo. Sì, sì, ha tirato, ha messo i cannoni per spalare, non è riguardo andare a Gozzano. Però ragazzi... l'assist era per questo, non per la battuta, perché dobbiamo anche dire di questo rinvio dei campionati, no? Le previsioni sono sempre attendibili oramai, praticamente ti dicono quanti millimetri di pioggia cadono in un metro quadrato, cioè nel senso, forse piuttosto che mandare fuori il comunicato a mezzanotte di sabato, visto che stava nevicando in tutto il Piemonte e che le previsioni erano quelle, magari alle 5, alle 6 sarebbe stato più gradito, penso, dalle società, dai giocatori, dagli allenatori, dai dirigenti. Donatello sei e poi Gianluca. Hai fatto bene a dire questa cosa, anche perché io ieri ho avuto modo di parlare con qualche dirigente, allenatore, società dilettantistiche, ma anche calcio giovanile. Un episodio particolare, una società, il Baveno, con un dirigente che a mezzanotte arriva a scoprire che il... ci sarà il rinvio. La squadra dei giovanissimi del Baveno doveva andare a giocare in Val d'Aosta e questo dirigente ha messo la sveglia alle 5 per avvisare tutti che non si partiva neanche. In effetti questo comunicato, questa decisione presa, fosse stato anche solo alle 8 di sera, evitava qualche levataccia per qualcuno. Il pullman credo che lo devono anche pagare. Perché... ma al di là di quello sai cos'è? L'aspetto che molte volte, io poi tocco l'argomento calcio giovanile perché sono anche vicino ai settori giovanili e sento spesso i genitori che si lamentano. Io salta la partita all'ultimo momento, ci avete avvisato all'ultimo momento. In casi come questo, in effetti, anche chi offre il proprio servizio a livello dirigenziale, tra l'altro come volontariato, senza prendere soldi, molte volte si trova con le mani legate ed è lì che aspetta il comunicato che arriva, arriva, arriva e come dicevi giustamente te, si sapeva da due giorni che sarebbe arrivata questa nevicata. Anche perché, ti faccio un esempio, Donatello, il fatto che il comunicato sia uscito a mezzanotte ha penalizzato ovviamente i quotidiani, no? Faccio un esempio, la stampa ovviamente non poteva mettere la notizia, anche il pubblico, cioè chissà quanti hanno provato ad andare allo stadio sui campi di eccellenza, promozione, pensando che si giocasse e poi non si giocava, perché è vero che siamo nell'era dei mezzi di comunicazione di massa, quindi meno male che c'è internet, quindi uno guarda sul sito internet e trova, ma chi non ha internet è tagliato fuori dal mondo in questo caso, Gianluca. No, vero, vero, sicuramente in questo caso la tempistica non è stata eccezionale, poi posso anche magari capire una certa attesa per capire quali sono i campi impraticabili, quali no, però è chiaro che non puoi arrivare a mezzanotte perché davvero io mi immagino i dirigenti col telefono a cercare i numeri a mezzanotte a svegliare le famiglie per dirgli guarda che domani non giochiamo. Noi ne abbiamo avuto una diretta interessata perché eravamo in pizzeria con Giulia Polloni. Giulia Polloni abbiamo visto che chiamava tutti i giocatori dello Stresa col messaggino domani non si gioca e anche noi stessi stile Di Marzio col telefonino, non per capire se cacava al Milan ma per capire se dobbiamo andare a lavorare o no il giorno dopo. Carlo Monti su Verbania dava limite neve 500 metri e quindi come dici le previsioni non sbagliano, l'hanno presa in pieno anche lì. Dunque andiamo a sentirci le parole di Oliva a termine della partita di Pinelli, l'eroe di giornata. Sì. Le loro parole. 2-2 in extremis, a un certo punto dicevamo con il mister della Novese che sul 2-1 loro sembrava avessero in mano la partita, poi invece non è andata così. Ma semplicemente è stata la dimostrazione che questi ragazzi se vogliono e giocano a 100 all'ora possono essere competitivi contro di tutti, se abbassano un attimino la grinta e la determinazione si può andare incontro a degli spiacevoli partite. Ti ho visto un pochino agitato in certi momenti in panchina, cosa non ti è piaciuto? No, semplicemente sul campo da pallone bisogna essere essenziali, tutto qua. Essenziale intende leggere le situazioni e saper stare in campo e non dare errori che avvantaggiano gli avversari.
Una domanda tattica, hai fatto giocare Magni esterno di difesa, poi però hai cambiato, non ti ha convinto o ti ha convinto di più nella partita di karate? No, era solo una questione di passo con l'ala che avevano loro. Prossimi incontri come li vedi? Come vedi dopo questo successo? Perché comunque magari non bellissimo, però anche oggi è un risultato utile. No, è stata una dimostrazione che questi ragazzi, un punto utilissimo, l'hanno cercato, l'hanno voluto, per cui se vogliono arrivare, arrivano, se non giochiamo con la stessa intensità, chiaramente possiamo andare incontro delle cose non belle. Allora, Pinelli, raccontaci un pochino l'ultimo minuto di partita, il 2-2. Cercavamo a tutti i costi questo pareggio, che era determinante per noi, per come si era messa la partita. C'è stata questa mischia in aria, è arrivata la palla lì e siamo riusciti a portare a casa un punto fondamentale. Il tuo giudizio sulla partita in generale invece qual è stato? Penso che siamo partiti bene perché siamo subito passati in vantaggio dopo pochi minuti, però abbiamo smesso totalmente di giocare il primo tempo. Eravamo molli, superficiali e alla fine siamo andati addirittura sotto. Poi siamo stati bravi nel secondo tempo a raggiungere il pareggio giocando in tutt'altra maniera. Secondo te dove vi ha messo più in difficoltà la Novese, in particolare tra fine primo tempo e inizio secondo tempo? C'era Lotto che si inseriva comunque sia molto bene, magari ci metteva in difficoltà appunto con i suoi inserimenti e magari non riuscivamo a seguirlo. Poi secondo me era anche una buona squadra, ci ha messo in difficoltà appunto secondo me sotto questo punto di vista. Poi erano rognosi e non mollavano nulla. Noi siamo stati più rognosi loro alla fine. Abbiamo visto prima inquadrati proprio sul fine dell'intervista ai tifosi del Verbania, no? Che ieri prima della partita ci hanno dato un comunicato, Gianluca, ancora una volta contro queste diffide che sono arrivate, sì, a colpire un altro membro del gruppo, no? Io ho parlato con il leader storico della tifoseria verbanese, che è Massimo Guaschino, e in effetti hanno mandato un comunicato scritto in linguaggio ultra, tra l'altro, dove lamentavano dell'ennesimo DASPO, specifichiamo, obbligo a non presenziare per fini giudiziari agli incontri sportivi, qualunque incontro sportivo, dovuto a una recente partita, mi pare, quando avevano bruciato uno striscione in tribuna. Lo so, io non voglio entrare in questioni perché non sono un grande esperto, come del resto sei tu, del mondo ultra, della mentalità loro, benché credo che facciano gran parte del divertimento e dell'ambiente sport quando non trascendono. Mi pare di notare che in effetti Verbania come curva, come tifoseria, ripeto, da esterno è stata molto pizzicata da queste situazioni, no? E poi mi sembra che adesso, a parte quell'episodio con la Junior Bellese lo scorso anno, non mi sembra che abbiano fatto mai nulla i tifosi del Verbania, non abbiano mai trasceso, come dicevi tu. Non è che io sia esperto di mentalità ultra, cioè, no, certo. Cioè, magari alcune mie frasi nei mesi scorsi non sono piaciute, però io le ridico e le confermo, cioè secondo me si sta un po' oltrepassando il segno, cioè nel senso che ci vuole sempre andare a colpire i tifosi organizzati in maniera, non dico scientifica, ma quasi. Ok, condanniamo la violenza, ci mancherebbe, siamo i primi a farlo, però che un tifoso non possa accendere una torcia, non possa all'interno di uno stadio, senza lanciarlo in campo, cioè nel senso per una coreografia, no? Come avevano fatto i tifosi del Borgosese, come avevano fatto i tifosi del Verbania a Santià, è chiaro che se accendi un fumogeno o tiri in campo contro qualcuno, è ovvio che ci deve essere il DASPO, ma se lo accendi per fare una coreografia, cioè ci sono delle situazioni diverse, oggettivamente. Io sono d'accordo con te, e mi piacerebbe anche poi sentire cosa ne pensa Dona, che da tanti anni anche lui comunque in una maniera o nell'altra segue il calcio. Secondo me non è da colpevolizzare tanto il poliziotto di Verbania, il commissario di Verbania, il commissario di Novara, quanto le regole che vengono fatte davvero dall'alto. Posso capire che ci sono stati momenti drammatici come il discorso dell'uccisione di Raciti. Io non posso sentire in uno stadio delle tifoserie organizzate che magari senza nemmeno rendersi conto vanno a fare cori su Raciti, certo. A Catania ce n'è un in meno e quelle cose così. Però secondo me bisogna vagliare da situazione in situazione.
bisogna vagliare la situazione in situazione, perché ci sono delle tifoserie che magari capita che vengono a Verbania, non parlo solo di calcio, ma di basket, di pallavolo, di tutto, che vengono e fanno quello che vogliono. Quando magari un tifoso si alza, dice una parola, arriva il poliziotto e gli dice stai seduto. Bisogna vagliare la situazione in situazioni. Si sa chi fa casino, scusatemi il francesismo, si sa chi magari si alza, dice una parola e si siede, ragioniamo anche su quello. Faccio un esempio, ho visto anche il derby Borgo Sesia-Gozzano, c'è stato più di qualche scaramuccia, no? Più di qualche scaramuccia a fine partita, a mezza scazzottata, sono intervenuti i carabinieri, non mi risulta che siano stati presi dei provvedimenti d'ASPO, cioè è finita lì, ci mancherebbe altro, hanno sbagliato, li hanno tirati per le orecchie come era giusto che fosse, ma è finita lì. Donatello? Ma io ti porto anche l'esempio di 10 giorni fa. Io ho vissuto la trasferta del Baveno a Cossato in Coppa Italia e poi la partita della Juve Domo in casa con l'Aigreville. I tifosi della Juve Domo sono stati splendidi, quelli del Baveno uguale, perché hanno applaudito i loro giocatori dopo che avevano perso la finale. Sul comunicato i tifosi della Juve Domo, che a fine partita, nonostante la sconfitta, chiamano i propri giocatori a raccolta per applaudirli, prendono 250 euro di multa. Hanno acceso un fumogeno anche loro, però hanno applaudito la loro squadra che ha perso, perché si è impegnata. Come dice Gianluca, valutiamo i casi. In quel caso ci sta anche il fumogeno che non era stato lanciato in campo, e poi ti prendi 250 euro di multa, che per la società, anche in questi momenti, possono essere determinanti. No, perché poi io voglio fare due esempi. Intanto che non voglio demonizzare troppo l'ambiente ultra, perché io ricordo, in occasione, se non ricordo male, della partita casalinga col Cerea, i famosi playoff del Verbania di Boldini qualche anno fa, in casa. Muore un ultra storico del Verbania, Mauri, in curva con i tifosi del Verbania, c'è una delegazione degli ultra di Domo che sono simpaticissimi, che mi hanno regalato la sciarpa, tra virgolette, che salutiamo. Erano lì con uno striscione, perché c'è un grande, tra virgolette, rispetto. Si prendono a cazzotti, ma hanno anche rispetto. E poi mi faccio una domanda. Se le regole di adesso ci fossero state nell'87, quando si giocò il famoso Verbania-Gravellona 0-0 con i 5.000, quando la mattina dopo li hanno staccati 50 di Verbania e 50 di Gravellona dagli alberi del Parco Robinson, fucilavano? Questa è la battuta, però fa, cioè, adesso è detta così, però è vero. Cioè, tra l'altro sarebbe bello, sai Gianluca, sarebbe bello fare, adesso ci pensiamo, potremmo anche ragionarci, fare una trasmissione, fare un dibattito in cui si portano le forze dell'ordine e si portano i gruppi organizzati. Sì, assolutamente, potrebbe essere interessante, perché non c'è mai confronto, no? Cioè, tra le parti, cioè, c'è sempre questa diffidenza, soprattutto da parte dei tifosi, cioè, nei confronti delle forze dell'ordine. Poi ripeto, non si generalizza in bene, non si generalizza in male. Chi va allo stadio a fare i cori contro la polizia, che comunque va sempre ringraziata per la sicurezza, chi va fuori dallo stadio di Catania con una spranga ad ammazzare un ispettore, no, allora questo non è che viene gaspato, questo va in galera e non esce più. Infatti. Non si deve generalizzare nel bene e nel male. Infatti, sono d'accordissimo con te, perché chi ha fatto quello a Catania è giusto che marcisca, tra virgolette, in galera. Chi accende un fumogeno per festeggiare la vittoria di Coppa del Verbania Santià o del Borgosesia, certo, la coreografia, a mio giudizio, personale giudizio, posso pensarla così, o devo chiedere il permesso a qualcuno? No, no, ma certo. Io credo che posso pensarla come cavolo voglio, scusami, l'altro francesismo. E quindi dico che secondo me sono provvedimenti allucinanti. Donatello, a proposito del pubblico, adesso lasciamo questo discorso. Ieri eravamo a Verbania, tutti a Verbania, che era l'unico campo dove l'unico che ha lavorato, tutto io, ma fa niente. Dove si giocava. Abbiamo dei dubbi anche su quello. Vabbè, io ero lì tranquillo. Abbiamo sentito qualche critica lì, troppo, c'è una squadra giovane, insomma la tribuna si sa, no, questi mugugni, un po' eccessivi, Donatella e poi Gianluca. Sì, in effetti un po' eccessivi, poi la squadra stava perdendo, però ci stava mettendo il cuore anche, questo va dato atto. Sentire qualche mugugno di troppo sul 2-1 fa comunque male. Secondo me poi è anche vero che lo spettatore che paga il biglietto può entrare e anche ha tutto il diritto di contestare. Bisognerebbe capire però che sono la maggior parte di questi dei ragazzi giovani, andrebbero incitati, e infatti hanno lottato fino all'ultimo e all'ultimo minuto di recupero hanno raggiunto il pareggio. Mi sembra effettivamente eccessivo criticarli. Giallo? Sì, mi sembra di vedere Malesani che dice non contestate la squadra che è giovane in Grecia. È così, il tifoso del Verbania è appassionato, è vicino alla squadra, ma è pretenzioso. Anche qua non generalizzerei, so da dove potrebbe venire i vari settori della tribuna, da dove potrebbero venire queste critiche. È vero, questa squadra va assolutamente incitata, perché secondo me sta dando delle soddisfazioni.
Secondo me sta facendo bene questa squadra qua, anche se obiettivamente magari arriverà a medio-bassa classifica, il campionato è ancora lungo, sono d'accordo con Donatello, si salva. Sta facendo bene, se ogni tanto la palla invece di andare qui va là, ci sta. Amen, pazienza. Ci sta, insomma. La classifica, no? In una giornata in cui non si sono giocate due partite, D'Artona Trezzano e Gozzano, Santiago dice che il Bra è tornato in vetta davanti a tutti con questo Diagne che è diventato il vice capocannoniere del torneo. La Lamagnese a sorpresa e tra l'altro all'ultimo secondo con Franza ha pareggiato sul campo di Besozzo con il Verbano, a testimonianza Gianluca che anche la prima della classe come la Lamagnese può andare sul campo della penultima come il Verbano e non vincere. Ah sì, assolutamente sì, come il Chieri che era una delle squadre in alta classifica, si vede arrivare un Verbania tra virgolette disastrato che ormai nessuno più considerava perché sono andati via tutti, ne prende tre, sta zitto perché poteva prenderne altri. Campionati che si possono vincere e perdere con chiunque, ma non è una novità, l'abbiamo già visto insomma. Ecco, L'Oleggio di Boldini ha buttato via un'eccellenza perché ha pareggiato a Domo. Rimaniamo sulla classifica perché tra l'altro si è un po' alzata la quota salvezza, cioè nel senso che nelle ultime giornate, per esempio l'Asti che due settimane fa aveva 14 punti, due vittorie consecutive, tra l'altro primo gol di poi in maglia biancorossa ieri, è arrivato a quota 20, insomma si è un po' alzata anche la quota playout, il che non fa stare troppo tranquillo nemmeno il Gozzano Donatello. Si è alzata la quota playout, la stessa cosa è successa in Eccellenza dove si è giocato soltanto una partita, però Livrea ha vinto. E questa dei playout e dei playoff in effetti è anche una delle cose che piacevoli sorprese, è da qualche anno che ci sono, ma che rendono i campionati interessanti fino alla fine. Non si può mai abbassare la guardia, poi come diceva Gianluca, e ieri al telefono me lo confermava anche Fornara, il nostro amico Fornara, non ci sono partite facili, non ci sono partite difficili, lui stava parlando chiaramente della sua Juve Domo, ci sono partite che possono diventare facili e partite che possono diventare difficili contro chiunque. Il Gozzano, proprio per questo, non deve abbassare la guardia, e mantenere questo ritmo che ha tenuto fino alla domenica precedente. Domenica trasferta fondamentale a Bogliasco, poi la partita contro il Santià che non si è giocata ieri, verrà recuperata nel turno di recupero, no? Del 9-10 febbraio in cui la Serie D si ferma, tra l'altro Gozzano che sarà di scena giovedì in una amichevole molto molto prestigiosa in cui ci sarà il nostro Gianluca Tarentini a Milanello contro il Milan. L'Eccellenza, abbiamo detto, ha giocato solamente Livrea, quindi si riparte con la giornata non giocata ieri, domenica prossima, quindi riposeranno evidentemente Ivrea e Pro Settimo, ripartirà, neve permettendo, anche il campionato di promozione. Intanto Lomegna ha presentato un'iniziativa importante con la Banca Popolare di Novara al forum proprio di Omegna. Sentiamo. Nasce la collaborazione tra Lomegna Calcio e la Banca Popolare di Novara. Il primo passo è stato presentato sabato sera al forum di Omegna alla presenza dei massimi esponenti della banca stessa e dei dirigenti, nonché dei tesserati dell'Omegna e della Ramatese. Un coupon in omaggio a tutti i ragazzi e ai dirigenti come primo passo di un accordo che dovrebbe durare nel tempo e prevede altri incontri. È un'idea che ci era venuta prima di Natale per vedere di incentivare i ragazzi oltre a fare qualcosa, anche oltre stare lì a guardare la televisione, giocare a pallone, vedere qualcosa com'è anche la vita. Motivo doppio di soddisfazione per il presidente dell'Omegna vedere che le varie squadre del settore giovanile, dai piccoli amici alla prima squadra, hanno risposto in maniera così entusiasta, oltre alla risposta della Banca Popolare di Novara. Questo è sinonimo di attaccamento, io l'ho detto in termini di presentazione. Oggi erano tutti presenti, mi ha fatto piacere molto i dirigenti, ma non avevo dubbi perché noi, quando una società è seria, opera solo con persone serie, quindi anche i nostri ragazzi sono ragazzi, poi il bravo, il meno bravo non vuol dire, però sulla serietà dei nostri ragazzi non avevo dubbi. Sono previsti anche altri incontri, magari una sponsorizzazione diretta per la squadra e chiedere troppo? Lo sponsor della prima squadra ne ha due. Però sicuramente altri eventi come questi li faremo sicuramente, e il rapporto con la banca, oramai la strada l'abbiamo incanalata bene, sono molto cordiali i rapporti e speriamo nel futuro di vedere di fare un qualcosa di più sostanzioso. Il significato di questo accordo tra la Banca Popolare di Novara e Lomegna Calcio? Il progetto dell'Lomegna di coinvolgere i giovani e soprattutto, in particolare perché è una società dilettantistica, è basata sul volontariato dei propri dirigenti,
infatti l'abbiamo ritenuto importante collaborare, stringere un accordo, intervenire con loro. Perché? Perché fanno un'azione veramente di carattere sociale, che è quello di riuscire ad aggregare e impegnare dei giovani, dei ragazzi che verranno tolti dalla strada, ragazzi che praticando lo sport non vanno su compagnie sbagliate o altri discorsi. Dunque, da 0 a 10 il voto al look che abbiamo intravisto di Nicola Binda. Passo, prima rispondi Gianluca. Con la barba lunga, siccome l'ha chiesto anche su Facebook. Nicola Binda con la barba lunga? Gli manderò a casa una lametta, dai. Ok, Donatello? Diamo un 6 di stima. 6 di stima. Abbiamo sottolineato appunto questo importante accordo che c'è stato con il servizio. Settimana prossima non lo dico più, perché è 3 volte che dico tornano i campionati, torna anche lunedì Dilettanti per Dire nella Formula Classica. Speriamo, dovrebbero riprendere appunto Eccellenza Promozione prima in questo campionato di promozione che sembra l'avere padroni, Donatello, anche se tutti forse dicono che lo legge qualcosina in più. Lo legge qualcosina in più, però ha poi solo un punto in più rispetto all'Omegna e le altre lo seguono da vicino. Con i 3 punti per la vittoria, sai, basta perdere una partita, chi c'è dietro vince e ti passa davanti. Ricalca la stagione scorsa, dove siamo arrivati a 180 minuti dalla fine con 3 squadre in lotta per vincere. Gianluca, chi lo vince? Ma chi lo vince non lo so, è aperto, perché non sempre chi ha qualcosa in più poi vince. Questo lo insegna la storia del calcio. Assolutamente, io ringrazio Gianluca Trentini. A ciao voi. Gianluca. Ciao ciao a tutti. Donatello Zonca. Grazie a voi, ciao e buona serata. Dilettanti per Dire torna lunedì prossimo, questo è sicuro, se nella versione classica, quindi con un'ora e mezza di trasmissione dedicata alla prima serie di Eccellenza e poi a Promozione prima, lo decide solamente il tempo. Chi vivrà vedrà. Ci vediamo lunedì.